ancora a Noemi Ciocia e ancora Alessandro Matta, Lorenz Coedo e poi ancora Marcello Battiloro e ancora Claudio Rossi, Davide Vivanapoli, insomma veramente tanti. Un saluto particolare al grande conduttore giornalista televisivo Michele Cucuzza, che è collegato qui da Facebook. Lo salutiamo e lo ringraziamo, siamo onorati ovviamente di averlo in collegamento. Grande Michele, saluto qui live in diretta a Facebook e YouTube, qui di Terza Pagina Magazine, non è la radio.it. Bene, è del momento e siamo veramente al taglio del nastro, 24 ore qui ancora lunedì 27 luglio, ore 21, Ugo, la quiete, comiche extraterrestri alla Casa del Jazz. Diamo il benvenuto, Nicolò, vai! Abbiamo collegata con noi Arianna Dell'Arti. Ciao! Ciao Arianna, ben trovata. Arianna, un appuntamento unico e imperdibile che fa parte del quadro dei concerti nel parco alla Casa del Jazz, questo luogo magico che ospita sempre grandi artisti. Questa volta come si comporrà questo momento? Allora, guarda, Ugo è un varietà, diciamo così, un comedy show che è composto da monologhi tragicomici. Noi siamo 8 performer, 9, e saliamo sul palco, facciamo un monologo di 8 minuti a testa, più degli interventi musicali. La cosa eccezionale di questo show è che è sempre diverso, nel senso che tutti i mesi noi andiamo in scena con uno spettacolo nuovo, perché scriviamo pezzi man mano, e dunque diciamo che l'appuntamento è unico, perché poi non si ripete. Noi lo faremo alla Casa del Jazz, punto e basta. E questa è una caratteristica importante da ricordare. Scusami. Dicono, questa è una caratteristica importante da ricordare, perché molto spesso si hanno magari tournée che conservano e contemplano più date, invece questa è un unicum, quindi chi c'è, chi non c'è, non c'è. Lunedì 27 alle ore 21 non si può perdere. No, assolutamente no. E noi saremo presenti, Terza Pagina presente al vostro fianco, photobook, clip. A questo proposito, Arianna, mi fa piacere ricordare che questa è una piccola rivoluzione, perché sappiamo che la Casa del Jazz ritualmente dà spazio spesso al cosiddetto jazz puro, no? Ai eventi che comunque hanno a che fare con quello che può essere considerato una forma quasi ortodossa, no? del fare musica. Invece questo spettacolo è una piccola rivoluzione all'interno della Casa del Jazz. Guarda, meno male, ce ne sono degli altri, visto che c'è stato Riccardo Rossi, che ci sono stati altri, meno male, perché è uno spazio talmente bello, soprattutto all'aperto d'estate, che sarebbe stato uno spreco farci solo del jazz, voglio dire, noi ce ne impossessiamo volentieri. E poi con le problematiche che sappiamo tutti del Covid, è talmente grande che per fortuna in questo modo tu puoi avere un numero di, insomma, un pubblico importante. Ecco, insomma, ci entrano 500 persone adesso. Prima era da 1000, ora è da 500, che va benissimo. Beh, questo dimostra che c'è la possibilità comunque di continuare a fare spettacolo. Nello specifico, quali sono i tratti caratteristici peculiari del tuo fare musica? Del mio? Allora, io sì. sono particolarmente tragicomica, nel senso che poi contenuti delle cose che scrivo vengono sempre dalla sofferenza e poi sono presi, diciamo, in giro, perché non c'è niente di più comico della tragedia. Detto ciò, vabbè, io sono un mix di tante cose nel mio percorso, vengo dal cinema, faccio teatro, insomma, faccio l'aiuto regista, ho il nome di Boris, insomma c'è un po' un casino, sono un personaggio strano anche da capire, da vendere, ecco. Voglio dire, un animale da palcoscenico particolare. Scusami? Un animale da palcoscenico particolare. Sì, sono un po' bizzarra. Se venite, diciamo che veramente abbiamo dei pezzi, siamo tutte donne, siamo tutte donne, ma questo non significa che noi facciamo comicità di genere, tutt'altro. Però è una peculiarità, insomma, che in qualche modo ci piace questa peculiarità. Si nota più che altro, se sono tutti uomini non se ne accorge nessuno, se sono tutte donne purtroppo ancora sì. però devo dire che abbiamo scoperto tante autrici che prima non scrivevano di comicità, invece si sono lanciate. È pieno di gente, c'è Liliana Donna Fiorelli come ospite, che è quella che fa che sta quelli che il calcio, poi insomma c'è Ilaria Graziano, insomma abbiamo un partenza, un bel gruppo nutrito, una delle attrici di Favolacce. Tra l'altro Favolacce io lo devo andare a vedere, mi hanno parlato benissimo di questo film, sì, che sta facendo man bassa di premi.
tra l'altro. Sì, è stupendo. Una delle protagoniste è Cristina Pellegrino, che è con noi, che è una delle fondatrici di Ugo. Insomma, siamo veramente un bel humus di persone, che veniamo, insomma, sta andando benissimo. Poi noi non ci aspettavamo, noi abbiamo iniziato 3 anni fa in una radio, diciamo, prendendo la redazione della radio come spazio, abbiamo cercato un palco, un cantautore italiano ci ha regalato il suo palco, siamo andate a raccattarlo fuori Roma, l'abbiamo montato, poi abbiamo trovato uno sponsor per le sedie, da lì si è riempito questo posto, poi il Monk ci ha chiesto di stare in residenza, noi siamo in residenza al Monk da 2 anni e ogni mese siamo lì, tranne delle date estive, per esempio adesso che stiamo alla Casa del Jazz, oppure andiamo a Internazionale a Ferrara, siamo andate l'anno scorso, insomma andiamo anche in giro per festival, siamo veramente un ibrido, perché non è proprio teatro, è un po' letterature, è un po' comicità. Diciamo che è una carovana di cultura, poi dopo possiamo... esatto. Michele, volevi fare una domanda? Prego. Sì, eccomi, io leggevo appunto un parterre tutto al femminile, quindi ero curioso di sapere com'è la coordinazione, com'è coordinare un gruppo di donne, ragazze, di sensibilità? Guarda, è come gli uomini, io che la, nel senso che io lavoro spesso nel cinema come aiuto regista e dunque ho a che fare con 50-60 persone, coordinare, non ci sono tante differenze, uomini e donne più o meno è la stessa cosa, non è il genere che dà, diciamo che è la problematica, è il carattere delle persone, il fatto che tu sia uomo o donna è assolutamente indifferente, questo non cambia niente. Certo, mettere d'accordo 5 teste, 6 teste è sempre difficile, veramente indipendentemente dal genere, però le diversità, anche i conflitti che si creano all'interno sono utilissimi, perché si danno sempre modo di vedere una qualsiasi questione da un altro punto di vista al quale probabilmente non avevi pensato. Per cui in realtà se uno sfrutta il conflitto come per crescere, va sempre bene. Ottimo, un modo per appunto crescere e costruire insieme uno spettacolo. Sono molto curioso di vederlo, sono sincero. E allora il 21 dobbiamo andare lì, perché abbiamo soltanto questa possibilità, o il 21 o niente. O il 27 soprattutto, perché il 21 non ci trovi. Sì, il 27. Non ci trovi. 27. Perdona, mi do i numeri, vedi, mi hai contagiato. Perfetto, in questo. Allora, e comunque terza pagina magazine sarà presente proprio lunedì 27 ore 21 presso la Casa del Jazz per questo straordinario veramente spettacolo, Nicolò. Saremo presenti, certo, a conferma che Terza Pagina resta vicino agli eventi interessanti, importanti, fatti da persone che credono ancora che l'arte e la cultura possano essere un ottimo viatico per raggiungere altre dimensioni, altri mondi, sicuramente più felici di quello che stiamo vivendo in questo momento. Comunque allora io non posso che ringraziare Arianna Dell'Arti per essere stata con noi ospite. Grazie mille. E grazie, allora salutiamo anche Cristiana Vaccaro. Cristiana Vaccaro, grazie. Essere collegata e non possiamo che salutarla. Va bene. Grazie e a presto. Ciao, a presto. Ciao.